però volevo aspettare tutti. Cari miei, benvenuti alla lezione consacrata agli animali belli e strani che vivono nella parte molto fredda, molto distante del mondo, nell'Artico. Io mi chiamo Anna Virgopolan, lavoro nell'Istituto di Geofisica, Accademia Polacca delle Scienze. All'inizio vorrei spiegare che ovviamente la lingua italiana non è la mia lingua madre, la lingua e la cultura è un paese che mi piace tantissimo e per questo cerco di imparare italiano e parlare sempre meglio, anche se faccio tanti errori. Insomma, dovete essere un po' pazienti. Spero che passiamo un bel tempo insieme oggi. Quindi, allora, oggi cominciamo con un po' dell'ironia del sorte. Avete mai sentito parlare di criptozoologia? Adesso siete nel modo mute, però potete usare chatbox per comunicare. Criptozoologia è una disciplina che studia le specie animali, la cui esistenza è solo frutto di ipotesi, senza certezze scientifiche. Il termine è composto del greco cryptos, nascosto, e di zoologia, significa quindi studio degli animali nascosti. E per rimpiazzare l'uso del termine mostro negli ambienti criptozoologici si usa talora il termine criptidi. Era proposto nel 1983. Criptozoologia è una pseudoscienza popolarizzata negli anni 70 del XX secolo. Questi animali sono presenti nei racconti, nelle fiabe o testimonianze dei testimoni oculari e naturalmente in cultura popolare. Per esempio, cerco di mostrare qualcosa sullo schermo. Qua. Per esempio abbiamo Chupacabra, qui è la rappresentazione artistica sullo schermo. Chupacabra vivrebbe in Messico, poi abbiamo mostro di Loch Ness, classico, diventato quasi un prodotto locale per i turisti che visitano il lago scozzese di Loch Ness. C'è anche qua c'è Kraken, calamaro gigante, che era presente per esempio in film Pirati dei Caraibi, forse vi ricordate questa creatura. Anche tra le forme zoologiche di cui si occupa la criptozoologia non mancano gli ominidi. Per esempio, famoso Yeti, Bigfoot. E anche qua abbiamo immagini che potete osservare, Bigfoot e Yeti. E allora, naturalmente noi non perdiamo tempo per la pseudoscienza, siamo interessati a prove scientifiche, metodologia affidabile e siamo sensibili all'epoca si diceva fotomontaggi, ora è piuttosto risultati di Photoshop. Non saremo mai ingannati per rettili preistorici, Loch Ness, Chupacabra, Cercaccia in Messico, perché siamo capaci, dopo tutto, di distinguere la verità dalla menzogna. Giusto o no? Quindi siamo capaci. Quindi, per favore, che cosa ne pensate di queste immagini? Sono creature che esistono addirittura o sono le immagini falsi? Dipende. Dipende da cosa? In alcune si riesce a vedere anche che sono fatte da Photoshop, tipo la seconda. Secondo me non è vera la seconda. Vediamo, cominciamo da sinistra. La prima l'ho fatta con. Sì, questa assomiglia a un uccello, più precisamente un colibrì, è un insetto, bello, è una farfalla. Farfalla di notte, si chiama farfalla sfinge, sfinge colibrì, sfinge del gaio. Possiamo incontrarlo abbastanza facilmente. Sono osservabili in giardini, in parchi, prati. Si comportano anche come colibri.
Questa farfalla batte velocemente gli ali, lei sta nell'aria sempre immobile. E qua, voi avete detto che non è vero, questa creatura è poco simpatica, è vero, ma esiste. Questo è un pesce pipistrello, è presente nell'arcipelago delle Galapagos. Esiste davvero con quella bocca rossa. Qui abbiamo pesce azzurro papagallo. È anche un animale che certo che esiste. E c'è qualcosa di interessante perché altro che aspetto fisico un po' speciale, visibile qui, sembra venire direttamente dal film Alla ricerca di Nemo, secondo me. E questa pesce fa caca con sabbia colorata, perché mare e alghe. Grattando corallo con i denti forti. Allora, Quando noi accendiamo il microfono, possiamo fare delle domande. vediamo che il mondo degli animali è molto molto ricco. La diversità delle specie è molto maggiore rispetto alle piante. Attualmente conosciamo circa 1.000.000-1.500.000 di specie, di cui circa 1 milione negli insetti. Si stima tuttavia che possono abitare il nostro pianeta da 5 fino a 30 milioni di specie di animali. Perché dico tutto questo? Innanzitutto voglio farvi capire tutta questa ricchezza del regno degli animali e voglio farvi capire che il regno animale è molto molto vario. Inoltre, siamo nell'Artico. Voglio che capiate che l'Artico è una vasta area, una grande vasta area. Più di 26 milioni di chilometri quadrati, è anche una comunità eterogenea. Comprende isole, le zone settentrionali di Nord America, Europa, Asia. Circa 14 milioni di chilometri quadrati sono i mari. Il centro è coperto di ghiaccio dell'Oceano Artico, è circondato da aree disboscate di terreno refrigerato. Tuttavia, l'Artico è pieno di vita, con una ricca flora e fauna marina, uccelli, animali di terra. Non è soltanto orso polare, che è la prima associazione, giustamente, perché è molto bene adatto alla zona. Qui è anche possibile incontrare animali insoliti in termini di costruzione, comportamento, creature con l'aspetto fisico quasi fiabesco, però sono tutti veri. Questo che voglio dirvi oggi, voglio anche dimostrare che le loro caratteristiche speciali sono spesso adattate al clima rigido della regione Artica. Cominciamo con Puffino. Puffino è un simbolo dell'Islanda, qui c'è una bandiera islandica e non c'è da meravigliarsi che è un simbolo dell'Islanda perché il 60% della popolazione riproduce solo su questa isola. Puffino, il suo nome latino, Fratercula Artica, significa un fratellino. E qui vedete altri nomi, per esempio, pappagallo marino, pupazzo di neve marino, pulcinella del mare. Pappagallo marino, per esempio, potrebbe essere per la causa delle gambe rosse che ha. Il nome Fratercula Artica deriva dal bianco e nero piumato, che assomiglia un po' al veste di Monaco. Puffino fa un uccello che fa parte della famiglia delle alche, vive sulla costa nord atlantica del Nord America, Groenlandia, Islanda, Danimarca, Irlanda e così via, così via. In Francia si può trovare sulle coste della Bretagna, per esempio.
parte della popolazione migratoria colpisce sulla parte occidentale del Mediterraneo. Al di fuori della stagione riproduttiva è anche possibile incontrarlo vicino all'Africa. Cosa interessante? Puffini mangiano piccoli pesci, zooplancton, che catturano tuffandosi, nuotando sott'acqua. Formano le coppie fedeli per lungo tempo, fanno nidi in colonie numerose, su isole. Le femmine depongono un solo uovo in un buco, possiamo dire, naturale, o una vecchia tana. Entrambi i genitori si occupano dei polli. Puffin è un eccezionale volantino, a breve distanza raggiunge la velocità di 80 km per ora. È un eccezionale nuotatore, fino a 2 minuti sotto l'acqua. Anche se questo è un uccello molto piccolo, del peso di mezzo della lattina di Coca-Cola. Cos'altro? Tutte le curiosità. Cosa possiamo dire? Ah, qua vediamo un puffino giovane che non è più molto, molto colorato. Puffini adulti hanno sono molto colorati, sembrano non adattati, adattati più al tropico, non all'artico. Ok. Adesso cambiamo ambiente. Avreste mai pensato che esistono dei vermi che vivono nei luoghi più inospitali del pianeta, cioè nei ghiacciai? Questi particolari vermi sono stati scoperti nel 1887 in Alaska, ma si trovano anche in altri ghiacciai del mondo. Abbiamo una domanda. Sì. Potete usare chat oppure volete parlare alta voce? Ok. Włącz pierwsza A. Classe 1A. Classe seconda? Siamo Non noi. vi sento! Valentina, ciao. Ed è la prima del liceo scientifico. Allora, c'è alcuni ragazzi che vorrebbero fare delle domande. Vieni, vieni, vai. Veloce, veloce. Adesso non sento niente, non capisco niente. Forse se volete fare delle domande possiamo usare chat. Il clima cambia il modo di vivere di questi animali. Non ho sentito. Il clima modifica il modo di vivere di questi animali. Sì, per esempio, dei vermi di ghiaccio sono adatti solo a vivere in temperature fino a 5 centigradi. E perché? Perché se sono esposti a una temperatura superiore a 5 centigradi, le loro membrane si sciolgono e il loro corpo si liquefa. Loro sono adatti perché le catene proteiche di cui sono costruite sono molto molto resistenti alle basse temperature. E anche per questo loro vivono in isolazione. Ogni popolazione è isolata, non sono capaci di muoversi
tra i ghiacciai, sono soltanto capaci di vivere tra i cristalli ghiacciali. Quindi ogni di questi animali, ognuno di questi animali è adatto in modo suo al clima, alla temperatura. Vediamo un altro animale che è molto, molto bene adatto alle temperature. Soprattutto la regola generale, sono adatti a risparmiare energia. Perché la temperatura bassa è un grande problema e anche la mancanza del cibo. Passiamo a questo tra un po', ok? Ok. Di che cosa si cibano questi vermi del ghiaccio? Ah, questo è interessante. Vedete qua? Queste sono le alghe e batterie. Si chiama neve cocomero o neve rossa. Avete mai letto nostra Polarpedia? Abbiamo enciclopedia in inglese, polacco, ma anche in italiano, dove sono spiegati, dove sono molti, molti articoli sull'Artico, eccetera. E neve cocomero è questo neve rosso. E tra i cristalli del ghiaccio ci sono alghe, ci sono batterie che i vermi del ghiaccio mangiano. Bene. Adesso non vi vedo più. Ah, vi vedo. Ok, alla prossima, ciao, dopo. Dopo, dai. Ragazzi, attenti. Ok. Quindi abbiamo già parlato dei vermi di ghiaccio, come sono adatti alle temperature basse e cosa mangiano. Adesso passiamo a. Siamo sempre nell'Artico Ovest. Questo è un animale interessante perché rimaniamo un po' in Artica. Possiamo qui incontrare un animale molto più maestoso, molto più dignitoso, grande, che è molto poco cambiato dall'epoca del Pleistocene. Il suo nome, bue muschiato, deriva dal forte odore di muschio, secreto dai tori durante la stagione degli amori per attirare le femmine. Quando si tratta di abitudini di accoppiamento, il corteggiamento prolungato inizia al fine di luglio, la femmina partorisce un vitello, e vitello carino qui. In aprile dell'anno successivo. Bue muschiato preferisce regioni secche di tundra artica perché questi mammiferi sono grandi, però sono molto molto sensibili all'umidità. In ambienti umidi soffre dalla polmonite. Può sembrare un animale molto molto potente, principalmente a causa della testa sproporzionatamente grande, ha corna, ha pelo, ma in realtà i bisoni potrebbero essere due volte più pesanti di lui. Qui abbiamo un'immagine che lascia confrontare la sua taglia con un uomo. Non è così grande. Ah, era glaciale. Secondo le ricerche paleologiche, ma anche grazie ai disegni rupestri come questi, sappiamo che camminavano vicino al mammut e al rinoceronte lanoso. In ogni caso, perché cambiare forma così adattata alle condizioni artiche dure in cui vivono? E adesso passiamo agli adattamenti. Adattamenti sono veramente molti. Prima, i capelli, ma tonalità grigio, marrone, nero, sono anche individuali bianchi. La pelliccia è costituita da due strati, due tipi di coperture. Capelli esterni, che formano un tipo di impermeabile per proteggere dalla neve, dalla pioggia, dal vento, può avere una lunghezza massima di 1 metro. Abbiamo anche i capelli interni, sottopelo, la pelliccia folta, i capelli sono folti. Questo è il famoso kivyut che vedete qui. È l'ana più leggera, più calda e più cara del mondo.
Per quella lana e per la carne il bue muschiato può essere coltivato. Come ho già detto, la chiave per la sopravvivenza in tali condizioni climatici è quello di sempre risparmiare energia. E questo loro fanno. Nell'inverno, per esempio, formano branchi più grandi per proteggersi dal freddo e dal vento. Hanno anche elaborato una strategia di immobilità per risparmiare energia quando i predatori attaccano. Se c'è un singolo predatore, per esempio un orso, formano falanghe, cioè una fila. Se ci sono molti predatori, per esempio i lupi, formano un circolo con Giovanni con i vitelli dentro per proteggerli. Nonostante la sua costruzione molto compatta, sono capaci di correre velocemente e facilmente, ma scappano via molto raramente. Qualcosa di caratteristico, questo animale ha una caratteristico corno sulla fronte che protegge il cranio durante scontri di accoppiamento. E qua possiamo osservare co cosa fanno. Questo serve ancora aiuta a fratturare ghiaccio per trovare cibo sotto ghiaccio. E qui possiamo osservare cosa fa quando ci sono lotte di accoppiamento. Quindi bisogna proteggere il cranio. Allora, Posso fare una domanda? sì. Grazie. Volevo chiedere quanto costa più o meno la lana del bue muschiato? Qualche mila euro per chilogrammo, perché è molto, 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 molto caro. Grazie. Certo, il bue muschiato è un erbivoro e la sua delicatezza speciale è il salice polare. Passiamo a un animale molto più piccolo, lemmi. Lemmi sono c'è un gruppo di circa vedo una domanda. Sì, classe 1A. Wanted? Dai. Falla. L'animale di prima è erbivoro o carnivoro? Bue muschiato? Sì. Erbivoro, erbivoro. Ah, ok, Erbivoro, delicatezza, salice polare. grazie. E cosa mangia? Non c'è tanto da mangiare. Come ho detto, salice polare perché c'è tundra, non ci sono alberi, non c'è tanto da scegliere. Salice polare possiamo dire. Ah, ok, grazie. Ok? Andiamo avanti. Quindi, i lemmi. È un gruppo di circa 30 specie con aspetto simile, comportamento simile. Sono presenti in tutto l'Artico, dall'Alaska a Siberia. Nel XVI secolo si credeva che i lemmi si nascevano dalla pioggia e vento durante le tempeste. Di solito li associamo con grandi colonie, però in realtà passano la maggior parte della vita da soli. Si riuniscono soltanto durante il periodo di amori, come la maggior parte degli animali. Ciò che li distingue, in primo luogo, sono abbastanza colorati come i roditori. E questa caratteristica insieme con alte grida,
che permette loro di impedire predatori. Poi hanno orecchie più piccole rispetto ad altri roditori per ridurre al minimo la perdita di calore. Ah, vogliamo che le domande potete usare chat box e inviare le domande a tutti, chiaro? Quanto pesa un lemmi? È piccolo come si dice? Topo, come un topo. Ci sono vari colori. Qualcosa d'altro. Ah, nonostante le condizioni difficili nell'Artico, in inverno non c'è ibernazione, non cadono in letargo, sono sempre attivi e per questo hanno bisogno di molto di cibo, mangiano moltissimo, che significa che per esempio passano 6 ore in giorno cercando il cibo. Voglio spiegare qualcosa perché ho detto che associamo i lemmi con grandi colonie. Questa è una storia interessante, perché non bisogna credere a tutto quello che si legge o si guarda. Qualche parola sui lemmi. Uno dei miti più comuni nella cultura di massa è suicidio di massa dei lemmi. Mito è apparso molti secoli fa in Scandinavia. La gente cercava di spiegare i cambiamenti. No, non si può comprare lemmi. No, non in Europa. No, no. Non sarebbe felice. Non sarebbe felice con noi. Quindi, lemmi. La gente cercava di spiegare i cambiamenti improvvisi di popolazione, crescite e riduzioni, crescite e riduzioni. Si diceva che i lemmi dovrebbero istintivamente cercare di suicidarsi per evitare la sovrappopolazione. È un ruolo importante nella diffusione di questo mito, falso, assolutamente falso. Aveva anche un film, Wilderness, cioè, era un film Disney, che mostra i lemmi che saltano a morte certa nel mare, così. Dopo 24 anni, tuttavia, è stato dimostrato che la scena famosa era falsa, come le scene precedenti di migrazione di massa di questi animali. Infine, prima, non è stato girato in Norvegia, come diceva, ma nello stato canadese di Alberta, dove non ci sono lemmi. Questi lemmi sono stati portati a Calgary e la grande migrazione che era mostrata era solo un assemblaggio di scatti multipli degli stessi animali. Nella fase cruciale di suicidio di massa non hanno saltato, ma fu gettati dai registi. È vero, è crudele, secondo me. Quanto i lemmi, 2 o 3 anni, fino a qua, abbiamo una domanda, quanto i lemmi con un topo, 2 o 3 anni, 4? Ghiottone, rimaniamo con gli animali, con grande distribuzione, come vediamo qua, che restano attivi tutto l'anno, come i lemmi, non dormano durante l'inverno. Ghiottone è presente in taiga e tundra di Europa, Asia, Nord America. Assomiglia a qualcosa tra un orso e un lupo. E in effetti è una grande donnola. È una specie poco conosciuta. È detto essere molto, molto, molto aggressivo, ma in realtà questo animale è molto, molto forte, ha una elevata resistenza, è molto coraggioso. Molto spesso i ghiottoni confrontano i predatori molto più grandi,
più forti, come un orso o anche un branco di lupi, sa nuotare molto bene, non dorme durante l'inverno, come ho detto, però c'è qualcosa di interessante perché ha i cicli di attività e sonno, ognuno dura 4 ore, quindi 4 ore di sonno, 4 ore di attività, 4 ore di sonno e così via. Ha i denti molto forti che gli permettono di mangiare anche carne congelata e di mangiare anche ossa. Nel tunnel sotto la neve, il ghiottone raccoglie la carne come in un frigorifero e ritorna anche dopo 6 mesi. Molto spesso vola la carne, non cacciato solo, però vola la carne cacciata dai lupi, va alla preda. Emette l'odore orribile, molto intenso, per questo si chiama anche gatto maligno. Lupi o orsi scappano via lasciando il cibo. Ah, e la sua pelliccia, la pelliccia di ghiottone, è molto molto grassa, idrofobica possiamo dire. Il ghiottone, abbiamo una domanda quando può pesare un ghiottone, come ho detto, assomiglia a un orso o un lupo, è un po' più piccolo del lupo, possiamo dire, è più piccolo. Dipende da dove vive, quanto mangia e così via. Ah, e la sua pelliccia, molto grassa e comica, all'epoca era utilizzata dai cacciatori per le giacche. Ah. Sapete che ghiottone in inglese significa wolverine? Certo, tipo di carne, se vive, abbiamo una domanda, che tipo di carne mangia il ghiottone? Per esempio, se siamo qui in Canada, in America, caribou o dei renni qua. È certo carnivoro, ma è simpatico secondo me. Ghiottone in inglese Wolverine, conosciuto po come protagonista di serie popolari. Ah, dalla terra ci trasferiamo per un po' nell'acqua e per un po' ci troviamo nel mondo delle fiabe. Voi sapete che unicorni esistono davvero, naturalmente nell'Artico, più precisamente nella zona mostrata qui in questa mappa. Il nome Narvalo, modo d'un monoceros, Narvalo, deriva quando può vivere in ghiottone? In natura è difficile da dire perché pochi animali vivono fino all'età di morte naturale, sapete, ci sono malattie, eccetera, eccetera, quindi fino a 13-15 anni, ma abbastanza raramente. Ah, ritorniamo al narvalo. Il nome narvalo, questo è interessante, deriva dalla parola germanica che significava cadavere. A causa della colorazione, Narvalo assomigliava a qualcuno annegato. La caratteristica più visibile del Narvalo è ovviamente un dente grande, che si verifica nei maschi. Di tanto in tanto gli individuali hanno anche la seconda. Questa zanna nasce dalla mascella superiore sinistra. Narvalo è naturalmente non è un pesce, è un mammifero, è una balena relativamente piccola, piccola, fino a una tonnellata. Non ha, questo è interessante, non ha una pinna dorsale, e questa è anche adattazione per la clima, perché è adattato per il nuoto sotto il ghiaccio. Fino a una tonnellata, una e mezzo, possiamo dire.
una balena relativamente piccola. Qui vediamo questa danna è spirale, ah, qui abbiamo due danne, è spirale, raggiunge una lunghezza di 3 metri e pesa fino a 10 kg. Danne sono speciali, sono prive di smalto, ma forma lo strato esterno dei denti della maggioranza dei mammiferi. Sono coperti di cemento poroso e formano sì, passiamo a come utilizzano il corno tra quindi questa zanna è membrana permeabile, è molto sensibile. Questo è il primo scopo per cui è utilizzata. È sensibile ai stimoli dell'ambiente, per esempio la temperatura, la salinità dell'acqua. È un tipo di sensore, possiamo dire. E poi la zanna lascia penetrare strati di ghiaccio per respirare, perché non sono i pesci. È naturale, è così, come si forma questo cemento poroso? Noi abbiamo smalto, loro hanno cemento poroso, adattazione evolutiva, possiamo dire. Ah, alcuni dicono che prima, prima è sensibile per cambiamenti di ambiente, secondo, lascia penetrare strati di ghiaccio per respirare. Alcuni dicono che potrebbe essere uno strumento di ecolocalizzazione, come comunicazione, possiamo dire. Quanto lungo può vivere un narvalo? No, non so esattamente perché è una balena, perché è una balena non molto piccola, non molto grande, scusa. Non vive sì, così lungo, qualche anno. Ah, gli altri denti sono scarsamente sviluppati in bocca. E per questo la spada. Ho già detto che a cosa gli serve la spada, questa zanna. Possiamo dire ancora una volta, sentire i cambiamenti dell'ambiente, la salinità dell'acqua, eccetera, penetrare strati di ghiaccio quando c'è ghiaccio, per lasciare respirare, potrebbe essere uno strumento di ecolocalizzazione. Ah, però non serve a cacciare, perché narvai cacciano in modo piuttosto insolito. La balena, il narvalo, va vicino alla vittima, per esempio Halibut, vicino alla vittima. Quando è vicino, l'animale comincia a succhiare molto duro, succhia l'acqua con la preda, e la preda, la pesce, come ho detto principalmente. Salibut visibile qua. E differenza, abbiamo una domanda se c'è la differenza tra maschio e femmina. Sì, principalmente i maschi hanno la zanna, la spada, e le femmine no. Ah, e per questo possiamo dire che è una caratteristica come sui altri con gli altri animali, che la differenza tra maschi e femmine significano che i maschi usano questo per corteggiamento. La foto qua rappresenta il cranio, la parte del cranio con due zanne, perché alcuni narvali hanno due zanne, non una zanna, però. Ok. Adesso restiamo nell'acqua, vi presento l'orca.
Le orche si trovano in tutti i mari e in tutti gli oceani del mondo, dalle fredde regioni artiche, antartiche fino ai mari tropicali, però preferiscono le mari fredde. Sono molto molto intelligenti, vivono fino a 80 anni. Vivono molto lungo, possiamo dire. Vivono in gruppi familiari matriarcali, quindi c'è la nonna, poi ci sono le sue figlie, le loro figlie e così via. E in famiglia hanno dei legami molto molto forti, comunicano bene, la loro ecolocalizzazione è così precisa che permette di, per esempio, vedere lo scheletro di un'altra orca. Ciò significa che probabilmente quando una delle orche è incinta, in stato di gravidanza, l'altra vede il feto e può osservare il suo sviluppo. Orche sono considerate super predatori. Questo significa che sono all'apice della piramide, cattiva, piramide alimentare, non avendo dei predatori naturali. Se l'orca è cattiva, non lo so, è molto molto intelligente, è un predatore molto pericoloso, però, per esempio, possiamo dire anche brutale, però in natura orche non hanno mai attaccato le persone. Tentativi di attacco osservati sono il risultato della confusione con le vittime naturali. Però la orca è rapidamente consapevole e in natura non attacca mai la gente. Come ho già detto, le orche di solito una orca partorisce un cucciolo, come la maggior parte dei grandi mammiferi. Quindi l'orca mangia i suoi, no, no, i suoi simili, no. L'orca vivono in gruppi di 5 fino a 40 individui e, come ho già detto, il gruppo è condotto dalla femmina più antica, più esperta. Oggi ha detto che è un killer specializzata. Cosa mangia? Mangia, per esempio, nella regione artica, mangia le foche. Le orche non sono in via di estinzione, però meno che, per esempio, orso polare, però per la causa dei cambiamenti climatici. Sì, possiamo dire che sono in pericolo. Quanto è grande? È molto più grande del narvolo, 2 o 3 volte più grande del narvolo. È grande, è rapida, è pericolosa come predatore. Abbiamo iniziato il nostro incontro con il rappresentante. L'orca sì, l'orca è certo è un mammifero, come il narvalo è anche un mammifero. Quindi respira l'acqua, scusa, l'aria dell'atmosfera. Non è capace di respirare l'aria dell'acqua. Quanto è grande? Fino a che temperatura resistono le orche? L'acqua è l'acqua, anche l'acqua nell'oceano, se l'acqua è congelata, l'orca non sarebbe capace di nuotare, però ho mostrato che le orche vivono nei oceani Artico, della regione artica, antartica, ma anche nei tropici, quindi la loro tolleranza ecologica, possiamo dire, non è molto, non è costretta solo a temperature basse o con temperature più elevate. Sterna artica, sì,
Abbiamo cominciato con un gruppo di uccelli, adesso finiamo con un altro gruppo. Sternartica, un uccello piccolo, piccolo, bianco, con un berretto nero, qui vediamo un berretto nero, una coda lunga, come una forchetta. E le ali bianche con più punte più scure. Per cosa lei è nota? Lei è nota per la sua estrema migrazione. La sterna artica, può vivere fino a 15, fino a 30 anni, e questo è importante perché è nota per la sua estrema migrazione. Il suo viaggio qui dal terreno di allevamento artico all'Antartide può richiedere 40.000 km di viaggio, e no, non si può adottare una sterna artica. Se si trova un uccello in pericolo, sì, si può occupare, però no, non si può adottare. Quindi abbiamo il record di viaggio, 40.000 km. Gli uccelli sono in grado di sopravvivere in un viaggio lungo grazie alla caccia per pesci, invertebrati. No, non si può mangiare la sterna artica. Sarebbe molto piccolo e non molto piccola e molto, non molto deliziosa, secondo me. Però finiamo la storia della migrazione. Le sterne fanno nidi qua una volta ogni un anno, 3 anni nell'Artico. Dopo aver finito la nidificazione, si reca a sud, come ho detto. Le sterne vivono fino a 30 anni, significa che durante questa vita questo piccolo, piccolo uccello può viaggiare fino a 3 milioni di chilometri, significa 4 volte un viaggio alla Luna. E non ci sono differenze tra l'aspetto di un maschio, non ci sono grandi differenze tra un aspetto fisico di un maschio e di una femmina. Di sterna artica. Come si riproduce? Una orca è un mammifero in modo non normale, partorisce un cucciolo, possiamo dire, non c'è niente di speciale nel processo di riproduzione. Ah, una curiosità: le sterne artiche sono un grosso problema a Svalbard. Svalbard, vicino alla stazione scientifica polacca di Hornsund, però proteggendo i nidi gli uccelli diventano aggressive. Quanto ci mettono a fare la migrazione? Qualche mese. Però ho detto che sono capaci di sopravvivere perché cacciano durante il viaggio. Quindi, vicino a Svalbard, la stazione polacca di Hornsund, dove la temperatura può essere molto bassa, fino a meno 40 gradi, proteggendo i nidi, gli uccelli diventano aggressivi, attaccando con il becco. Becco delle persone che si muovono intorno. E no, gli uccelli. No, la sterna non ruba le ova. Gli uccelli possono difendere i nidi in modo feroce, che per esempio non solo altri uccelli, ma anche predatori come la volpe polare sono spazzati via. Quindi gli altri uccelli non gli rubano le uova perché, per esempio, non ci sono tanti uccelli e loro, come vedete, sono capaci di proteggerli.
Altra domanda molto interessante, come esterne, no, perché no, le esterne non lasciano mai i piccoli da soli nell'Artico, loro cominciano la migrazione insieme, aspettano, perché come ho detto fanno la nidificazione ogni un anno fino a 3 anni, c'è la pausa tra migrazioni, no, loro non fanno solo migrazioni tutta la vita. Però ogni un anno, 3 anni, per qualche mese. Ok? Ritorniamo qua. Qui abbiamo parlato molto di molti animali, adesso. Vi raccomando di scegliere il vostro animale artico preferito. Ce ne sono decinaia, non c'è tempo di parlare di tutto perché cosa sarebbe interessante? Gerfalcon, foca fasciata, lepre artica, volpe artica, pesce lupo. Vi raccomando di cercare un po' di più su uno o di altro. Lepre artica. Perché? Ho foca fasciata. Foca fasciata è carina. Insomma, vi raccomando di volpe artica. Bene. Prima, ci sono, come ho già detto, su Polarpedia ci sono tanti articoli su tanti animali, per esempio Gerfalcon, volpe artica, foca fasciata, ci sono tante informazioni, tante spiegazioni, le foto, eccetera, eccetera, e vi incoraggio a cercare qualcosa su di uno di loro e preparare qualcosa forse per l'altra lezione. Pesce lupo, ah, pesce, non è molto carino, però è interessante. Quindi, se volete, possiamo preparare, perché adesso abbiamo Gerfalcon, volpe artica, foca fasciata su Polarpedia. Se volete, posso preparare qualcosa d'altro su lepre artica e pesce lupo. Volete? No, no, non c'è. Vi prometto di preparare qualcosa. Grazie. Quindi dobbiamo finire perché abbiamo già. Volume. Sì, qui è il mio indirizzo email. Scrivete se avete altre domande, se volete, non lo so, altre lezioni in italiano, eccetera, eccetera. Se volete altre spiegazioni, sono qui, potete sempre scrivere.